figlio di un ufficiale imperiale, era un ufficiale dei pretoriani e faceva parte del corpo sceltissimo della guardia personale di Diocleziano. Malgrado la persecuzione, Sebastiano soccorreva i cristiani in carcere e procurava di seppellire degnamente i martiri. Scoperto, fu chiamato a giudizio davanti all'imperatore Diocleziano, che sentendosi tradito dentro la sua stessa casa, lo fece sottoporre alla tortura delle frecce. Lasciato al palo per morto, nottetempo i cristiani lo andarono a trovare e scoprirono che era ancora vivo. Lo curarono di nascosto, guarendolo. Un giorno, mentre l'imperatore era al tempio per sacrificare, Sebastiano lo affrontò a viso aperto e lo accusò di aver fatto uccidere tanti innocenti per nulla. Catturato, venne flagellato a morte e gettato nelle fogne, perché il suo corpo non potesse essere mai più ritrovato. Ma il santo comparve in sogno alla matrona Lucina, indicandole il luogo in cui si trovava. Trovato, fu sepolto nelle catacombe della via Appia. Il significato di questa sommaria scheda, in questo giorno di gioia e di festa, è molto incoraggiante ed esaltante per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale. A tutti i vigili urbani, il vivo augurio che San Sebastiano aiuti ad amare Dio al di sopra di ogni autorità terrena, a sentirsi responsabile, compiendo i propri doveri nei luoghi di lavoro e di svago, nel contatto quotidiano con quanti incrociano la sua strada. Viva San Sebastiano, viva la Polizia Municipale! Il sindaco della città di Nardò, avvocato Marcello Risi, accompagnato dal comandante del Corpo di Polizia Municipale, tenente colonnello Cosimo Tarantino, giunge sul luogo della cerimonia, passando successivamente in rassegna il reparto schierato di vigili urbani. Vigili urbani, attenti! Onori al sindaco di Nardò, dottor Marcello Risi.
Vengono ora resi gli onori alla bandiera italiana con la solenne cerimonia dell'alza bandiera. I cerubani, attenti! Alza bandiera italiana!
dietro, dietro sulle scalinate perché è vuoto. E voi due, non stare sul gradino, sì, tutti toi, perché stiamo sbilanciati. O accorcia, accorcia proprio qua. Sì, accorciate proprio qua. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti a questa importante manifestazione, perché come è noto la giornata del 20 di gennaio, la giornata di celebrazione di San Sebastiano, non è una semplice ricorrenza, non è soltanto una giornata nella quale si fa festa e si festeggia la Polizia Municipale, è anche, sia per la Polizia Municipale sia per l'amministrazione comunale, una giornata nella quale si tirano le somme, si fanno i consuntivi del lavoro che si è svolto, si programma l'attività futura, si corregge in qualche punto la rotta da seguire. Quindi è una giornata che tradizionalmente è allo stesso tempo una giornata di festa, ma anche una giornata di riflessione e di confronto. Una giornata importante. Noi innanzitutto dobbiamo ricordare e sottolineare l'importanza che svolge la Polizia Municipale per tenere unita una comunità e i valori della comunità in una fase difficile. I valori principali della comunità che sono la democrazia, la legalità e la solidarietà sono i pilastri dello stare insieme e del vivere insieme. Eppure questi pilastri in alcuni momenti sembrano perdere di solidità, soprattutto quando la crisi si sente in modo più forte e quando i valori tendono ad essere percepiti in modo, per così dire, attenuato. In questi momenti il ruolo delle istituzioni è importante, perché le istituzioni devono lanciare un messaggio forte a tutti i cittadini di tutte le età, a cominciare dai bambini delle scuole che con grande partecipazione e con grande entusiasmo hanno raccolto l'invito della Polizia Municipale, dell'amministrazione comunale, a prendere parte ad un concorso di disegni nel quale hanno riversato non soltanto talento ma anche grande rispetto del ruolo delle istituzioni e del ruolo dei vigili urbani, ma anche i cittadini e le cittadine di altre età. È importante tenere in piedi una comunità in un momento difficile. E come si diceva nell'intervento che ha aperto la serie dei lavori, vi sono le istituzioni di prossimità, cioè ci sono quelli che rappresentano le istituzioni e che li vedi anche se non li vai a cercare. Più di tutti, lo abbiamo detto diverse volte, ma è essenziale ricordare questo passaggio, più di tutti i vigili urbani. Sono le istituzioni che si presentano alla città la mattina alle 7:45 per dire, per ricordare, che al di là poi delle relazioni personali, dei problemi, delle ambizioni di ciascuno, delle difficoltà, ci sono le istituzioni che devono tenerci tutti uniti nei principi di solidarietà, di democrazia e di legalità nei quali soltanto si può riconoscere una società civile. Questo ruolo è un ruolo che merita di essere rimarcato per l'amministrazione comunale e per la nostra comunità, perché è un ruolo importante. Io l'ho detto diverse volte e lo ripeto perché considero essenziale questo aspetto del lavoro dell'amministrazione comunale. È un messaggio che si lancia alla comunità per dire innanzitutto nessuno è solo. Io ho visto nei disegni dei bambini che prima mi sono attardato per osservarli perché effettivamente meritavano di essere esaminati. Ho visto in più di un disegno, in più di uno,
e rappresentato il vigile urbano che la mattina aiuta i bambini ad attraversare la strada. E poi il disegno si conclude con il fumetto del bambino che risponde grazie. C'è evidente la percezione, anche nelle generazioni più nuove, dell'importanza delle istituzioni e la percezione di considerare che con quelle istituzioni è più facile andare avanti ed è più facile percorrere un cammino. Da qui la parola grazia, che in un disegno si poteva pure non dire, mentre è il segnale di questa importanza. Ecco perché il ruolo della Polizia Municipale è un ruolo importante, anche perché i vigili sono, lo dico anche ai meritevoli vigili urbani di Nardò, meritevoli e bravi vigili urbani di Nardò. È un ruolo che ti porta sempre ad essere sotto osservazione, soprattutto quando il servizio è quello esterno, sempre sotto osservazione, sempre sotto giudizio. Non è facile, è il ruolo nel quale è più difficile imboscarsi quando si è di servizio. Bisogna essere bravi, c'è chi, qualcuno nella storia, in alcune parti, però bisogna essere più bravi, molto molto bravi, un ruolo che ti espone continuamente al giudizio, dici, continuamente. Tant'è vero, è anche più difficile, tant'è vero, aggiungo un'osservazione di cronaca di storia del personale, in genere i flussi sono in uscita, in genere si chiede all'amministrazione comunale di essere spostati dal servizio di polizia municipale ad altri uffici. Il flusso inverso è un flusso quasi invisibile. Se guardiamo i flussi delle richieste di passaggio da servizio a servizio, vedrete che la maggior parte delle richieste sono per lasciare questo servizio perché è più faticoso. Raramente invece si assiste a richieste nel senso opposto. Ecco perché io ritengo che sia anche giusto, come l'ho detto, non perché non tenessi in grande considerazione il lavoro che viene svolto da tutti, ma ritengo che sia anche giusto che talvolta almeno alcuni livelli di retribuzione o alcune forme di indennità tengano conto di questa difficoltà, che è una difficoltà oggettiva nel lavoro di vigile. Il consuntivo dell'attività svolta è affidato agli interventi più dettagliati che seguiranno dell'assessore alla Polizia Municipale, del dottor Giancarlo Marinacci, del dirigente della Polizia Municipale, del dottor Tarantino. Quindi saranno loro ad addentrarsi più da vicino poi nei numeri e dei dati dell'attività che è stata svolta quest'anno. È un'attività tuttavia nella quale ho notato un grande impegno, è un'attività nella quale si è svolto grande impegno ancora anche sul versante della polizia edilizia soprattutto, non è secondario. Io vorrei che per un attimo ci ponessimo questa domanda: cosa sarebbe del nostro territorio se negli ultimi 10-20 anni questa attività non fosse stata esercitata con la passione e con le difficoltà connesse ad un'attività così delicata? E anche questo ritengo in questa giornata debba essere sottolineato. Un lavoro che richiede sempre più competenza, come quello di tutte le forze dell'ordine in generale, che richiede sempre più specializzazione e sempre più competenza. L'amministrazione comunale ha apprezzato l'impegno sul versante della formazione che ha caratterizzato alcune fasi dell'attività della Polizia Municipale nei mesi e nelle settimane recenti. Siamo rimasti molto soddisfatti dell'organizzazione di un corso di formazione avente ad oggetto l'aggiornamento sul nuovo codice della strada, non soltanto per il carattere e per la professionalità dell'evento, ma anche perché abbiamo raccolto apprezzamenti e congratulazioni
da polizie municipali di diversi paesi e da amministrazioni di diversi comuni della Puglia. È bello non soltanto apprezzare i profili di professionalità e competenza dei dipendenti di questo comune, ma è molto bello anche osservare che vengono colti e apprezzati da chi non lavora in questo comune. E vuol dire che vi sono sicuramente nella nostra amministrazione settori, pezzi, uomini, donne che lavorano con impegno e il cui lavoro viene approvato anche da persone lontane da noi. Su alcune questioni giustamente c'è stata più attenzione anche a sanzionare da parte della Polizia Municipale. L'amministrazione comunale ha chiesto su alcune infrazioni un rigore particolare, innanzitutto un rispetto particolare degli stalli riservati ai disabili. Ho visto grande impegno su questo versante da parte di tutto il corpo dei vigili. Devo dire che più volte abbiamo fatto diverse verifiche e abbiamo visto che effettivamente nella città finalmente abbiamo un grande rispetto di questi segnali. Devo dire che è un segno di civiltà forte. Più volte con l'assessore facciamo anche dei giri per verificare se questo si verifica e vedere che sistematicamente i cittadini o quasi tutti i cittadini, anche quando hanno difficoltà di parcheggio, comunque osservano gli stalli riservati ai disabili o i passi destinati al passaggio dei pedoni, dà l'idea di una comunità che conosce i propri limiti e che fa dei valori della solidarietà e del rispetto degli altri valori fondamentali della propria azione quotidiana. Dire in questa giornata che è il rispetto delle regole essenziali. Se vogliamo affermare i principi che abbiamo detto, dobbiamo partire da qui. Il rispetto delle regole è essenziale. Lo sappiamo bene noi che siamo qui riuniti in questa giornata, ma devono saperlo tutti, anche quei cittadini ai quali qualche volta diciamo di no. Se qualche volta diciamo di no a delle richieste, a delle pressioni, a dei desideri, non lo facciamo per non accontentare un cittadino, una cittadina o persone vicine. Lo facciamo perché se non c'è rispetto delle regole una comunità non può andare avanti. E il rispetto delle regole serve anche per far sì che si ponga prima o poi fine al triste primato dell'elevatissimo numero di incidenti stradali di cui la nostra provincia è spesso teatro, purtroppo. Con un rispetto delle regole più rigoroso, anche questo non accadrebbe. Io mi auguro che questa ricorrenza sia un'utile occasione, lancio a tutti questo messaggio, anche a considerare nella giusta dimensione il valore del rispetto della vita. Voglio salutare tutte le associazioni che si occupano di questo tema, in modo particolare anche l'Associazione alla Conquista della Vita, che è presente con il suo presidente e con i suoi dirigenti, della vita propria e anche della vita degli altri. In questo senso, in conclusione, voglio ringraziare la nostra Polizia Municipale, la voglio ringraziare come capo dell'amministrazione, la voglio ringraziare a titolo personale per la generosità con la quale tutti i vigili svolgono il loro lavoro. Qualche volta si chiede qualche sacrificio, me ne rendo conto, qualche volta capita che chiediamo delle cose che possono sembrare pesanti. Io dico questo e concludo. Ci sono tante cose pesanti nella vita di ciascuno di noi, è pesante anche fare il sindaco, un pochino. Voglio ringraziare in modo particolare tutti voi della Polizia Municipale di Nardò,
perché comunque il vostro impegno e la vostra generosità aiuta a sentire meno anche la fatica nostra di amministratori. Questo ve lo voglio dire con sincerità. Il vostro lavoro e il vostro sacrificio ci aiuta a sentire meno il nostro. Grazie e auguri a tutti. Grazie al primo cittadino di Verdò, avvocato Marcello Risi. Concittadini e concittadine, come da pregevole tradizione, anche quest'anno siamo convenuti a celebrare la ricorrenza di San Sebastiano, proclamato custode di tutti i preposti all'ordine pubblico, che in Italia sono stati chiamati vigili urbani, a partire dal 1957 dall'allora Papa Pio XII. Non a caso le sue dote eccelse sono state proposte ad esempio della vostra categoria, che opera a stretto contatto coi cittadini. E non a caso ho voluto partecipare personalmente e cordialmente a questa festosa ricorrenza, per tributare il mio più fervido apprezzamento al vostro lavoro, che svolgete con professionalità e dedizione. Meritate tutti e ciascuno un ringraziamento sovrabbondante, a partire dal comandante, per passare agli ufficiali e ad ognuno di voi, uomini e donne, che mantenete alto il nome di questo corpo. Il corpo della Polizia Locale ha un compito che considero e giudico fondamentale per l'evoluzione della città stessa. Fino a qualche tempo fa, il vigile era identificato solo come colui il quale dava multe agli automobilisti, puniva gli eccessi di velocità o i divieti di sosta. Oggi ritengo sia andata a compimento un'evoluzione che non esito a definire altamente culturale. Il vigile, proprio come San Sebastiano, è un protettore della comunità, un punto di riferimento per le persone più deboli, un sostegno indiscusso al quale rivolgersi per far sì che venga rispettata e onorata la legalità. Il vostro compito è diventato più impegnativo di prima e al tempo stesso più nobile e rilevante. Siete chiamati ad avere un ruolo predominante e decisivo affinché ciascun cittadino si senta protetto e sostenuto nelle difficoltà. So bene come l'anno appena trascorso sia stato particolarmente faticoso. Conosco le difficoltà che avete incontrato quotidianamente nel compiere il vostro dovere, ma siete certi che la vostra presenza nelle vie e nelle vicende quotidiane della città è avvertita come un'esigenza primaria da parte di tutti i cittadini. È la prova della piena fiducia in voi, nella vostra divisa, nel vostro essere agenti e tutori di una convivenza cittadina ordinata e civile. I cittadini vi ritengono indispensabili non solo nel chiedervi assistenza in caso di incidenti stradali, ma anche per segnalazioni, suggerimenti, indicazioni e chiarimenti di ogni genere. Svolgete un compito civico, educativo ed umano di grande responsabilità. Ho avuto modo di apprezzare il vostro impegno, il vostro sforzo, il vostro lavoro e soprattutto gli indiscussi risultati del vostro operato. Alle evidenti difficoltà di organico, che non vanno sottaciute, ha fatto da contraltare un accresciuto impegno da parte di ciascuno di voi per sopperire alla mancanza di personale e continuare a fornire risposte adeguate alla città e ai cittadini. A tutti gli agenti della Polizia Locale, a nome di tutto il Consiglio Comunale e mio personale, porgo il più vivo ringraziamento ed il grande apprezzamento per un lavoro svolto, fatto di fedeltà e di sacrifici, ma anche, ne sono certo, di attenzione ai cittadini con la dovuta fermezza, ma sempre con riconosciuta cortesia e gentilezza. A tutti il mio e il nostro plauso per l'impegno profuso a beneficio della nostra amata Nardò. A tutti voi, a nome mio e di tutto il Consiglio, auguro una gioiosa festività di San Sebastiano da estendere calorosamente a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale, dottor Antonio Tiene, e adesso i saluti dell'Assessore alla Polizia Municipale, dottor Giancarlo Marinasci. Io sarò abbastanza veloce e conciso, lascerò le cose tecniche al Comandante. Io ringrazio dal profondo del cuore tutti gli agenti di Polizia Municipale. C'è una poesia di Gianni Rodari che dice «Sempre in croce in mezzo al baccano». Ed è vero, è quello che oggi siete voi.
perché ahimè purtroppo è diminuito il senso civico, è aumentata la maleducazione sulla strada. Però voi, col vostro modo di fare, con la vostra gentilezza e col vostro mestiere, riuscite ad essere preparati, bravi e un esempio di onestà. Quindi viva il corpo della Polizia Municipale di Nardò e grazie ancora. Tenente colonnello Cosimo Tarantino, prego comandante. Intanto mi è gradito porgere un cordiale saluto e un ringraziamento al sindaco e all'amministrazione comunale per l'impegno e l'attenzione che dedicano alla Polizia Municipale. Le belle parole del sindaco oggi ne sono la prova tangibile. Per aver consentito questa importante ricorrenza e per il mai desinato apprezzamento espresso per il nostro lavoro, che come ricordava il primo cittadino è fatto di sacrifici ma anche di attenzione ai cittadini, di fermezza, di cortesia e di aiuto. Un saluto e un sentito ringraziamento inoltre alle autorità religiose, civili, militari, alle gentili signore e a tutti i graditi ospiti oggi presenti per questa cerimonia, con particolare riguardo agli studenti qui convenuti anche nonostante la giornata festiva. Ogni città d'Italia ha un patrimonio antico e allo stesso tempo moderno di cui deve andare orgogliosa. E Nardò, città d'arte e di cultura dell'accoglienza, possiede un corpo di polizia municipale che vanta un'antica tradizione e profonde radici tra i cittadini e oggi più che mai costituisce un'insostituibile risorsa per dare concretezza al ruolo sempre più centrale e vicino alle persone che è giocato dall'ente comune e dai vigili urbani in particolare. Sono passati 147 anni da quando l'allora sindaco di Nardò, dottor Giuseppe Zuccaro, diede vita alla prima milizia cittadina, oggi Polizia Municipale, nominando il primo vigile urbano. Tanti anni sono passati, ma le aspettative della cittadinanza non sono cambiate, veniva ricordato prima. Prima fra tutte la tutela della pubblica e della privata sicurezza. E proprio per ricordare il ruolo sempre più centrale che la Polizia Municipale ha assunto in questo contesto, attraverso l'espletamento ad esempio dei più numerosi compiti istituzionali, ecco che la celebrazione della nostra festa oggi di San Sebastiano Martire, patrono dei vigili urbani, costituisce secondo un antico e consolidato cerimoniale da una parte l'occasione per illustrare in sintesi l'attività svolta e dall'altro, come ricordava anche in questo caso l'avvocato Marcello Risi prima, è l'occasione anche per vedere in prospettiva che cosa ci aspetta per l'anno in corso. L'anno appena trascorso conferma, se mai ve ne fosse bisogno, la straordinaria duttilità organizzativa e le multiformi competenze della Polizia Locale. Alle tradizionali attività istituzionali di polizia stradale, amministrativa, ambientale, annonaria ed edilizia si sono affiancate a ritmi progressivamente crescenti nel quadro di mirati piani di controllo del territorio, attività progettuali di sicurezza urbana, finalizzate sempre e unicamente al miglioramento della qualità della vita. Per ciò che concerne l'attività svolta, giova ricordare in generale come il modello organizzativo del corpo sia stato adattato alle mutate esigenze e ai nuovi tempi della città. Una città, Nardò, la seconda in provincia dopo Lecce, che cresce sotto il profilo economico, infrastrutturale, dello sviluppo turistico, in qualche modo trasforma gradualmente le proprie relazioni sociali e inevitabilmente anche i tempi in cui dette relazioni si svolgono. È una città che non può non avere una polizia municipale all'altezza delle sue aspettative, attenta a cogliere, anticipandole, le possibili criticità o anomalie derivanti da tali sviluppi. In questo senso crescono considerevolmente l'impegno e le prestazioni lavorative effettuate. Soprattutto durante la stagione estiva si è continuato con successo nei servizi notturni molto apprezzati dalla cittadinanza, nell'ambito dei quali sono stati programmati mirati servizi tesi a garantire il rispetto delle ordinanze sindacali emanate soprattutto in materia di divieto di vendita di bevande alcoliche oltre un certo orario, nonché la diffusione sonora. Nell'ambito dei servizi inoltre una particolare attenzione è stata rivolta all'attività di accertamento di illeciti penali o amministrativi relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o all'alta velocità, utilizzando gli strumenti in dotazione al corpo. Non è di minor rilievo l'attività svolta anche nel campo dei controlli annonari e in materia di corretto uso degli spazi
pubblici, dove gli aumentati controlli hanno consentito di arginare il fenomeno dell'abusivismo commerciale sia in forma fissa che itinerante e di accertare anche numerose violazioni per occupazione abusiva della sede stradale con chioschi, pedane e dehors. Particolarmente scrupolosa è stata anche l'azione di controllo e di contrasto all'abusivismo commerciale all'interno o in prossimità delle aree mercatali, dalla quale tra l'altro sono scaturite importanti denunce all'autorità giudiziaria per contraffazione di marchi e segni distintivi e di violazioni della normativa di immigrazione. Aumenta anche sotto il profilo quantitativo che della complessità di indagine l'attività di polizia giudiziaria sia di iniziativa che delegata dalla Procura della Repubblica. Mi riferisco esemplificativamente alle indagini relative ai cosiddetti reati stradali, lo dicevamo prima, guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Mi riferisco anche a quelle attività di indagine svolte in materia di tutela dell'ambiente, di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di occupazione abusiva di alloggi popolari, di evasione dell'obbligo scolastico, di danneggiamento, di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, di atti osceni, prostituzione e di atti contrari alla pubblica decenza. Si tratta di episodi classicamente qualificati come microcriminalità, comportamenti e condotte che la letteratura solitamente definisce illeciti morbidi, il verificarsi dei quali tuttavia segnala sotto altro profilo la rottura di un ordine sociale condiviso e la perdita di controllo della comunità sul territorio. Da qui l'importanza dell'attenzione massima che è stata profusa sia dalla Polizia Municipale sia dalle altre forze dell'ordine presenti sul territorio. È aumentata inoltre l'attività di ricostruzione delle dinamiche relative agli incidenti stradali che tuttavia hanno registrato un calo percentuale del 7% rispetto all'anno passato. Le competenze di quest'ultima materia, l'infortunistica stradale, possono ritenersi di fatto pressoché esclusive. La Polizia Municipale infatti con notevoli sforzi organizzativi rileva con perizia e professionalità la quasi totalità degli incidenti stradali verificatisi all'interno dei centri urbani. Inoltre lo svolgimento di un'efficace attività frontale peraltro presuppone necessariamente un adeguato front e back office. Non si può trascurare in questa ricorrenza lo straordinario impegno profuso, oltre al personale di vigilanza tutto, che ovviamente colgo l'occasione per ringraziare formalmente, anche dal personale degli uffici amministrativi e la notevole quantità degli atti emanati a corredo dell'attività di polizia amministrativa. Un grazie altresì mi sento di rivolgere agli operatori di protezione civile, guardie ecozoofile in testa, e di tutte le altre associazioni di volontariato presenti sul territorio, tra cui prioritariamente e fondamentalmente, lo ricordava anche il sindaco prima, l'Associazione alla Conquista della Vita, preziosi strumenti di collaborazione alle nostre attività di istituto. Un sentito riconoscimento anche al personale ASL del locale servizio veterinario, ai tecnici del settore urbanistico ambiente del nostro comune, insostituibili partner operativi nella lotta all'abusivismo edilizio e a tutti i colleghi degli altri settori comunali con cui inesorabilmente ogni giorno ci interfacciamo sempre per esigenze di pubblico servizio. Questa è la sede anche per ricordare gli ottimi rapporti di collaborazione, anche qui lo ricordava il sindaco prima, gli ottimi rapporti di collaborazione instauratisi e sempre più saldi con le forze di polizia statuali che consentono quotidianamente di sviluppare proficue attività di indagine. Un doveroso ringraziamento lo rivolgo in particolare al dottor Pantaleo Nicolì, il dirigente del locale commissariato di pubblica sicurezza, e al luogotenente Giuseppe Sevio, comandante della locale stazione dei Carabinieri. In ultimo, ma non certo in ordine di importanza, devo doverosamente ricordare il costante, quotidiano e indefesso impegno, consentitemi, dei miei uomini e delle mie donne, della Polizia Municipale di Nardò, in tutte le articolazioni funzionali a cui si è voluto dedicare l'edizione 2013 del nostro storico calendario, oramai di prossima pubblicazione. Se oggi è possibile evidenziare gli ottimi risultati raggiunti, il merito non può che essere ascritto alla loro dedizione, al loro senso del dovere, ai loro piccoli e grandi sacrifici. Degna di essere non solo menzionata, ma opportunamente evidenziata,
e anche la scelta dell'amministrazione comunale di ricorrere a breve all'assunzione di agenti con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali, oggi purtroppo unica forma di selezione permessa dalle leggi finanziarie. Il reclutamento di nuove unità durante la prossima stagione estiva contribuirà certamente ad implementare significativamente la dotazione organica, consentendo alla Polizia Municipale di Nardò di estendere sia in verticale che in orizzontale la propria attività di controllo e di verifica sul territorio. Questo per ciò che è stato in passato. Per il nuovo anno, a parte il riferimento alle nuove assunzioni a cui facevo riferimento prima, i nostri obiettivi primari sono prevenire l'illecito, sempre e comunque, attraverso un'attività mirata a limitare le infrazioni onde migliorare la sicurezza e la vivibilità della città, e razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane onde offrire migliori servizi alla collettività, nel rispetto delle esigenze prospettate dall'amministrazione. Certo, gli obiettivi sono ragguardevoli, tuttavia è doveroso evidenziare che il loro perseguimento non è rimesso esclusivamente soltanto al nostro operato, a quello delle forze di polizia, dovendo necessariamente essere suffragato, mi avvio alla conclusione, alla fattiva collaborazione di tutti voi cittadini, tradizionali clienti dei sopra menzionati plurimi servizi erogati dalla Polizia Municipale e da tutte le forze dell'ordine statuate. Nel ribadire la più ampia disponibilità di vigili urbani, quali figure oltre che istituzionali, anche amiche e confidenti sempre presenti, mi rivolgo a tutti i cittadini e in primo luogo a voi ragazzi più giovani, spesso principali vittime di atteggiamenti imprudenti dettati da mode passeggere, pericolosamente attentatrici della vita. E a voi che mi rivolgo, spronandovi ad una condotta più coscienziosa, prudente e responsabile. Ovviamente analogo rispetto alla legalità lo rivolgo anche ai più grandi, affinché superando anacronistiche mentalità coprino con perseveranza per una Nardò nuova, evoluta e civile. In conclusione, consentitemi, l'umanità, il senso di pietà e lo spirito di corpo non potevano assolutamente esimermi da ricordare a tutti i colleghi vigili urbani caduti sul campo nell'adempimento del proprio dovere. L'occasione è tra le migliori per ricordare a tutti che anche la polizia locale è un organo di polizia che anche il relativo personale è soggetto ai rischi che corrono gli altri poliziotti, che anche la polizia locale ha dato il proprio contributo di sangue con caduti e feriti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la tutela delle leggi e dei cittadini. Quasi sempre si tratta di eroi che non sono nemmeno ricordati con ricorrenze pubbliche, come invece avviene giustamente per gli appartenenti ai corpi dello Stato. Spesso neanche un encomio semplice viene tributato da parte delle istituzioni, ma noi della polizia locale siamo abituati a lavorare in silenzio, spesso invisibili, quasi mai gratificati, anche se solo con riconoscimenti simbolici. Ma in questo caso, nell'attesa del giusto riconoscimento, noi continueremo ad andare sempre avanti a testa alta, perseverando con il nostro impegno, con la nostra abnegazione e con il nostro sacrificio. Che San Sebastiano Martire, nostro speciale patrono, di cui oggi ricordiamo l'anniversario del martirio, nel proteggere noi, le nostre famiglie, e nel donarci salute, pace e prosperità, ci illumini e ci aiuti a ridare vita a quel senso di rispetto dell'autorità oramai pericolosamente sopito. Un'autorità che nasce nella famiglia e si sviluppa poi negli altri contesti sociali della pubblica amministrazione, e di cui tutori siamo noi, persone con la divisa, chiamate ahimè sempre più spesso a tamponare proprio quelle falle aperte da chi ha gradualmente cagionato la perdita di quel rispetto a cui facevo poc'anzi riferimento. Ricordiamocelo tutti, specialmente voi ragazzi, una società senza regole, senza autorità e senza il senso del rispetto è una società mestamente destinata al tracollo. La società progredisce solo se il diritto prevarrà sull'arbitrio e la ragione sull'ignoranza. E la società siamo noi. Riflettiamo tutti su questo. Viva i vigili urbani di Nardò, viva Nardò! Grazie al comandante, tenente colonnello Cosimo Tarantino, per la sua relazione. Adesso la mattinata continua con l'assegnazione dei riconoscimenti. Conferimento di attestato di benemerenza al Corpo di Polizia Municipale di Nardò,
da parte dell'Associazione Nazionale Onlus Tutela Diritti Vittime del Dovere, Uranio Impoverito, con la seguente motivazione che verrà letta dal Presidente Nazionale Onlus Tutela Diritti Vittime del Dovere, Uranio Impoverito, il Dottor Salvatore Antonazzo. Consegnerà l'attestato al Comandante il Generale Enrico Ciarfera. Premio speciale sicurezza urbana 2012 al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Nardò. Nel corso dell'anno 2012 i vigili urbani garantivano, attraverso una costante presenza e complessa attività di prevenzione ed accertamento sul territorio neretino, maggiore vivibilità e più sicurezza maggiormente ai soggetti più deboli della popolazione. Marcatamente contrastavano, in collaborazione con le forze di polizia del territorio, il fenomeno delle truffe agli anziani, la prostituzione, i delitti contro la persona, i reati di natura ambientale e di abusivismo nell'edilizia. Con la vicinanza ai quartieri periferici si è potuto garantire la presenza, anche attraverso la messa in rete con i settori preposti, in relazione alle quotidiane conflittualità e le problematiche di convivenza tra cittadini. In questo modo la Polizia Municipale di Nardò ha contribuito a garantire maggiore vivibilità, sia con una presenza finalizzata alla mediazione dei conflitti che attraverso un'efficace azione di contrasto a quei comportamenti che ledono i diritti delle persone. Motivazione: per attaccamento al servizio, spirito di sacrificio, efficacia e costanza dimostrata, volte a garantire i diritti dei cittadini, la tutela e il decoro del territorio, la vivibilità e la sicurezza ai soggetti più deboli della popolazione. Conferisce l'attestato di benemerenza il generale Enrico Ciarfera. Ecco il generale Enrico Ciarfera che si accinge a consegnare l'attestato di benemerenza al comandante, il tenente colonnello Cosimo Tarantino. Grazie. Grazie al dottor Antonazzo. Adesso noi continuiamo con il conferimento del diploma di benemerenza al maresciallo capo Claudio Cazzante, che dopo oltre 40 anni di onorata carriera ha lasciato il servizio attivo in data 31 agosto 2012 con relativo collocamento in quiescenza a far data da 1 settembre 2012. Il maresciallo capo Claudio Cazzante. A consegnare l'attestato il comandante tenente colonnello Cosimo Tarantino. Prendo brevemente la parola, intanto per una piccola correzione: il collocamento in quiescenza è avvenuto il 1 ottobre, giusto per una piccola precisazione, ma non era questo il motivo. Mi è pervenuta una nota, mi metto qua per non dare le spalle alle autorità, del dottor Salvatore D'Argento, che è il dirigente del servizio veterinario unità operativa di Nardò, a cui avevo rivolto l'invito ma per ragioni personali non è stato possibile oggi avere la sua presenza. Però mi ha fatto pervenire una lettera aperta e di cui mi faceva formale richiesta di lettura solenne. Illustissimo comandante, la ringrazio per l'invito rivoltomi a partecipare alla festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, ma per precedenti impegni assunti sono impossibilitato a partecipare. Colgo l'occasione per ringraziare lei e tutto il Corpo di Polizia Municipale per la fattiva e competente collaborazione. Lo stesso ringraziamento lo rivolgo anche a chi è stato collocato in pensione per raggiunti i limiti di età e in particolare al maresciallo capo Claudio Cazzante, persona che più degli altri per vostra disposizione in questi anni ha collaborato con il nostro servizio. Abbiamo apprezzato il maresciallo Cazzante per le sue doti umane e professionali, persona onesta, trasparente, responsabile e ha sempre operato con grande spirito di abnegazione, doti non sempre comuni nell'esercizio di una funzione pubblica. Auguriamo un futuro sereno, fatto di svago e di riposo. Un cordiale saluto a voi, al sindaco e alle autorità presenti. Firmato il dottor Salvatore D'Argento. Il maresciallo capo Claudio Cazzante. Grazie. Grazie dell'invito. Saluto tutti i presenti, in modo particolare gli studenti.
prima di rendere ufficiali i nomi degli studenti che sono stati giudicati vincitori di questo concorso, vertente sul tema il vigile urbano e la sicurezza stradale, consentitemi di dire, come componente della commissione giudicatrice insieme al comandante tenente Cosmo Tarantino e agli altri membri, che abbiamo provato grosse difficoltà nell'individuare tra i 147 elaborati grafici pervenuti i tre più meritevoli. Devo dire che siamo rimasti molto impressionati della validità di tutti gli elaborati esaminati, apprezzandone le capacità inventive, le idee di fondo in essi espresse e la freschezza compositiva e cromatica. Dal loro contenuto si è rilevato che il tema assegnato è stato diligentemente presentato dagli insegnanti e sottoposto alla riflessione degli alunni, i quali l'hanno recepito con grande interesse. Tutti i disegni, sia pure con varietà di accenti e di sensibilità, attestano ricchezza di idee, di osservazioni e di esperienze personali riguardo alle funzioni che i vigili urbani, dagli alunni attentamente osservati, svolgono nel loro diuturno impegno. Mi permetto di suggerire al comandante, per il prossimo anno, di mettere a disposizione più premi da assegnare, mentre a nome della commissione propongo che, proprio per i valori individuati in tutti gli elaborati, l'amministrazione comunale debba riconoscerli tutti degni di particolare plauso, assegnando possibilmente ai partecipanti un attestato di merito. Passiamo ora agli elaborati vincitori da premiare. Viene assegnato il premio per le scuole elementari di Nardò a una ragazza studente frequentante la classe quinta C presso l'istituto comprensivo Primo Polo Giovanni XXIII, Chiara Alberini. Invitiamo Chiara a raggiungerci sul palco, oppure qualche rappresentante della scolaresca, oppure qualche docente. A consegnare il premio a Chiara, il primo cittadino di Nardò, l'avvocato Marcello Risi. Se mi consente soltanto, l'autrice in questo suo grafico si è soffermata non solo sulle regole stradali, ma ha posto l'attenzione sulla figura del vigile, che è sempre attento sulle problematiche dell'intero territorio cittadino. Basta guardare il casco in testa che indossa il vigile, con la frase a fianco. Grazie Chiara per la sensibilità dimostrata, ed è il sindaco di Nardò che ti premia con un buono per poter ritirare immediatamente dopo anche una bici, concessione da Piaggio Santo Nicola. Io questo disegno l'ho fatto sulle regole stradali perché mi sembrava giusto accennare che delle persone non le rispettano. Volevi sollecitare l'argomento. Bene. Grazie anche a Chiara per l'acutezza del suo ragionamento, nello spiegarci la ragione per la quale ha scelto di disegnare il vigile urbano, l'amico che mi guida nel percorso quotidiano. Noi proseguiamo, maresciallo. Passiamo adesso per le scuole medie. Viene assegnato il premio allo studente frequentante l'istituto comprensivo statale Primo Polo, Piazza Umberto, classe prima sezione A, Daniel Spagnolo. Invitiamo Daniel Spagnolo a raggiungerci, o qualche rappresentante della sua scolaresca, che potrà consegnare magari già domattina alla ripresa dell'attività scolastica un casco. In questo caso si tratta di un casco offerto da Ditta Triani Galatone, depositeria giudiziaria,
a consegnare il premio l'assessore della Polizia Municipale, dottor Giancarlo Marinacci. Allora, docente, credo che ritira il premio, vogliamo anche quel casco, vogliamo anche leggerlo. L'autore. C'è bene, il bambino. Ah, sono i vostri ragazzi, quindi sono anche loro autorizzati a salire, certamente, certamente. Vi salutiamo con un applauso, perché anche in questo caso... Però può mettersi anche più. Bene, allora... L'autore, pur nella semplicità della rappresentazione grafica, ha voluto evidenziare un particolare che troppo spesso sfugge agli adulti, e cioè il segnale stradale di parcheggio riservato alle persone disabili. E adesso avviene la consegna del casco, che poi verrà naturalmente girato dai ragazzi nel corso già domattina, al vincitore della categoria media inferiore. Bene, salutiamo con un altro grande applauso e noi proseguiamo con l'ultimo premio riservato alla scuola media superiore. La classe quinta sezione C presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Nardò. Ed è lo studente Scialbi Gabriele. Gabriele Scialbi. A consegnare il premio il comandante tenente colonnello Cosimo Tarantino, anche in questo caso trattasi di un casco offerto gentilmente da ditta Triani Galatone. Salutiamo naturalmente anche Gabriele con un grande applauso. Credo che questo grafico non ha bisogno assolutamente da parte della commissione che ci sia una descrizione, in quanto la descrizione, la lettura della stessa descrizione è stata preparata dallo stesso alunno e quindi noi chiediamo allo stesso alunno che sia lui a leggerla, questa sua relazione. Prego. Allora, questo disegno, chiaramente ispirato alla Pietà di Michelangelo, si propone di affrontare in modo simbolico la delicata tematica della sicurezza stradale. In particolare, al centro dell'opera, viene colta una vigiletta nel momento del soccorso, che probabilmente ha reso vano dalla gravità dell'incidente. Le figure richiamano allegoricamente quelle di Maria, che piange il figlio perso, e Gesù. Il vigile nemico, come sempre visto da noi ragazzi, esprime in questo modo tutta la sua umanità, e i lineamenti del viso e il suo portamento sono manifestazioni di sconforto e dolore per un'altra giovane vita stroncata. Non sono tanto importanti le modalità della catastrofe, ma la rappresentazione massima del dolore della vigilessa che, piangendo, diviene simbolo di tutte quelle madri che, proprio come in disegno, hanno perso il proprio figlio. In particolare, nella parte destra dello sfondo, si nota il guardrail sfondato, simbolo del viaggio e del giovane, non ancora nel mezzo del cammino della sua vita, che si è concluso rendendo impossibile la realizzazione di tutti i suoi sogni. Diciamo basta per pietà. Diceva prima il maresciallo Potenza, abbiamo avuto un po' di problemi a individuare il vincitore, anche se obiettivamente sugli elaborati delle scuole superiori, appena l'abbiamo visto, è scattata la scintilla un pochettino a tutti, perché è un disegno veramente toccante e se l'amministrazione comunale sarà d'accordo, io vorrei anche utilizzarlo per una campagna di sensibilizzazione stradale grafica nel corso di quest'anno con adeguata pubblicità e cartellonistica. È veramente bello. Ancora complimenti. Per il premio che il comandante, tenente colonnello Cosimo Tarantino, consegna direttamente nelle mani di Gabriele. Gabriele Scialbi. Grazie Gabriele. Bene. Con le premiazioni, i riconoscimenti e i lavori degli studenti, la solenne cerimonia della festività di San Sebastiano volge ormai al termine. Nel ribadire a tutti i presenti una sincera gratitudine per la cordiale presenza, per coronare in bellezza questo giorno di festa, invitiamo tutti quanti al vin donné che sarà servito nel foyer del teatro. Vi ringraziamo ancora della vostra presenza e naturalmente ci auguriamo di vedervi il prossimo anno. Grazie ancora, buona mattinata.